ci sta girando tutto storto. Sull'1-0 potevamo fare 2-0, non chiudiamo la partita, e come succede nel calcio, la prima occasione ti fanno gol. Dopo rigiocare qua l'Aragona non è facile con questo clima, perché i tifosi è giusto che vogliono vincere, e rimontare è stato un'impresa, devo dire che la squadra ci ha creduto fino alla fine. Un punto da prendere, poi domenica si va a Forlì, un'altra partita importante per cercare di fare punti che muovono la classifica e arrivare alla salvezza il prima possibile. Ma guarda, è un campionato molto difficile, l'ho detto all'inizio, non c'è una squadra Materasso, c'è una squadra, tutte squadre organizzate, vengono qua a giocarsi la partita, è giusto che sia così, è un campionato livellato. Forlì dice adesso la sfortuna ci sta dando tutto storto, sicuramente girerà al nostro favore, noi siamo vigili anche sul mercato, se bisogna intervenire sicuramente faremo qualcosa, però da domenica già l'ho detto alla squadra che non si può più scherzare, perché dentro casa bisogna vincere, questi due punti abbiamo perso, per andare a prendere una vittoria domenica a Forlì assolutamente. Finito sulla graticola anche il mister, se abbiamo sentito un po' di parole contro di lui, che cosa può dire? Vabbè, ma è normale, quando non si vince il mister e il presidente sono i colpevoli, io dico che più di questo non posso fare, stiamo valutando tante cose e vediamo un po', ma ci vuole calma come sempre detto, perché agitare le acque adesso è peggio, ci vuole pazienza, andiamo avanti, pensiamo a Forlì che domenica è un'altra battaglia.